Finalmente, lunedì 3 aprile, la NASA avviate il lavoro sopra la nazionale, la statale 90 del Puglia, per l'operazione Basta Buca Campania. Li lavori hanno finito lo 7 aprile. Come vedete dentro questi filmini che hanno girato Francesca e Antonio di Tour, hanno fatiato a Camporiale, dallo chilometro 32 allo 36, ma solamente a certi posti, come la NASA stessa ha detto allo giornale 8 pagine. Li lavori hanno stato fatti dentro le punte più rovinate per bidolo freddo e dello ghiaccio. La NAS ha detto pure che hanno stato rispettate tutte le regole per tutto quello che è stato fatto e stavano operai e tecnici specializzati. Mo però a giugno tornano a fatia qua per finire tutta la strada, come avevamo letto sopra la pagina Facebook di Mim Gambacort, lo presidente della provincia di Avellino, che l'11 aprile aiuta la NAS di Napoli andò a parlare con lo capo compartimento della Campania e coordinatore territoriale dell'area tirrenica Nicola Prisco, con lo direttore dello centro manutenzione Donio Villano e con lo funzionario tecnico Biagio Laurano. Iama send che ci ha detto Gambacort. Noi avevamo chiesto da tempo un incontro con l'ingegnere Prisco, che è De Prisco, che è il capo del compartimento ANAS della Campania. Ci sono varie questioni in sospeso, sia sulla statale 90 che sulla 90 bis. La 90 è molto trascurata da Iano fino allo scalo di Montaguto e quindi al confine con la Puglia. Ci sono degli interventi previsti, alcuni derivano da un vecchio contenzioso Enel, che aveva fatto dei lavori sulla strada non ripristinandola correttamente, e in questo caso finalmente il contenzioso si chiude ed è nel pare che a giugno ricominci i lavori, che cominciano da Strave di Ariano fino ad Oltre Camporeale. E poi c'è il vecchio intervento richiesto da tutti, perché insomma questo piccolo smottamento che c'era stato in territorio di Greci insomma è stato abbastanza trascurato, finalmente si interviene con un muro di contenimento alto 4 metri in cemento armato, che a mio avviso insomma dovrebbe tutelare maggiormente in caso di piogge improvvise o di cedimenti a monte, che peraltro insomma probabilmente sono scongiurati da un'analisi geologica puntuale che è stata fatta proprio dall'amministrazione comunale di Greci. E poi per il resto ci sono gli interventi sui vari ponti che sono in territorio di Montaguto, e lì il sindaco Zecchino ha molto insistito perché si facciano degli interventi di manutenzione che evitino il tappo quando ci sono piogge forti, come è successo lo scorso settembre, l'11 settembre del 2016. Le procedure di affidamento dei lavori in Italia sono molto complesse e molto lunghe. Non so se ha avuto occasione di vedere il nostro comunicato, ci sono gare dell'ANAS cominciate a luglio 2015 che riguardano il territorio di Casalbo, è un ponte in modo particolare, che non risultano ancora completate. Quindi come vede i tempi sono molto lunghi e non si possono fare previsioni. Ci auguriamo che, siccome si tratta di lavori più piccoli, sia quelli che riguardano Aiano che quello che riguarda Greci, si facciano rapidamente senza indugio.